ospite che ospite. Preparatevi a cantare questa canzone. Prendi una donna, dille che la, scrivi le canzoni d'amore, manda le rose poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle il meglio del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai. Signore e signori, Marco Ferradini. Voilà, diciamo buona, la verità, buona. Caro Marco. Buongiorno. Negli buongiorno. Anni Ottanta tutti cantavano buongiorno. Questa canzone a memoria. A memoria. Yeah, yeah. Un tormentone radiofonico. Siamo. Che però a questo punto, parliamoci chiaro, imputato Ferradini. Gli alfieri del politicamente corretto sono tutti quanti contro di lei perché lei ha scritto prendi una donna e trattala male. Perché non ha scritto dai un due de picche, che era meglio? Sono corazzato, sono corazzato. No, adesso il politicamente corretto è. Sì, è una diattura, diventiamo tutti i talebani. Ma perché l'hai deciso di risolvere? No. Quella è una canzone d'amore, una canzone molto onesta. Perché dice esattamente quello che siamo. Quindi una canzone è stata scritta dopo la fine di un rapporto, quindi quando l'uomo, magari ferito, cerca di trarre una conclusione, cerca di capire il perché e per come. Ed è nata questa canzone insieme ad Herbert Pagani in montagna, eravamo in montagna a Macugnaga per la verità, io ero in una crisi sentimentale, anche lui lo era, ed è nata questa canzone. Quando, come si dice, quando la vita ti sorride. Ma è vero? È vero, le canzoni nascono sempre quando hai qualcosa da dire, da una sofferenza o da una grande felicità. Dal piattume non nasce mai niente, ecco, quindi questa è una regola fondamentale allora, della musica. La donna di cui parli in Teorema, immagino sia la tua prima moglie? Sì. Come l'ha presa? Beh, sono stato mandato a quel paese tranquillamente. A Macugnaga per l'appunto. Cioè, tu eri ritornato e sei ritornato. Sono tornato, ho fatto ascoltare queste canzoni. Tra l'altro in quell'album c'erano un Q-concert, c'erano quattro brani in un Q-disc che raccontavano, un disco che raccontava una storia vera di un uomo che viene... Certo. Che si innamora, vabbè, poi chiude la comunque, storia. Comunque, a tua discolpa, la Corte accetta, lei è innocente. Adesso il prossimo sarà De Crescenzo, prendere a calcio la tua porta chiusa, tirare sassi alla finestra accesa. Sei andata a Sanremo due volte, nel 78 e nell'83. Prego. Sì. Allora, la prima era quando Teresa verrà e la seconda una catastrofe bionda. Bella canzone che sconta però il grande successo di Teorema. Che ricordo hai di Sanremo? E Sanremo è stata una grabbia di matti, divertente, gasante, e per un artista è stata fondamentale perché ti fa capire che tutti sono lì concentrati su di te per un breve periodo, però ti danno una spinta a galleggiare, a sollevarti. Quindi è fondamentale che ci siano queste trasmissioni, che adesso purtroppo non ci sono più, tipo Festival Bar e tutte le altre, perché un artista o come era una volta Disco Ring, una volta c'era molta possibilità per la musica di essere ascoltata. E sono i tempi che cambiano, però ogni tanto le radio... Ma la musica secondo me avrà sempre la vincerà. Infatti, sempre su tutto. La domanda è chi fermerà la musica. Esatto. A proposito di musica e passione, riavvolgiamo il nastro. Quando è che hai capito di avere talento per la musica? Ma io da bambino avevo mio padre Gaetano che suonava l'organo in chiesa e mia madre Adelina che aveva questa voce cristallina, argentina. E quando lei cantava tutti la guardavano e le applaudivano. E non ha potuto mai studiare purtroppo, però quando vedevo che veniva applaudita ho detto che bello,
è bello cantare, no? Certo. Cioè, creavi intorno un alone di amore, di simpatia. E io ho sempre cantato spontaneamente, non ho mai ho fatto tutto di spontaneo, cioè, mi dicevano che ero un musicale, ecco, questo è un bellissimo complimenti, per cui io ho sempre cantato subito le terze note, le quinte, facevo già i cori, ero già in grado, ero già preparato. E poi insomma ti davi da fare per portare i soldi a casa? Certo, ho fatto per tanti anni il vocalist, che è un mestiere bellissimo, adesso si dice così, una volta era corista nel coro di Paolo Orlandi. Io ho cantato di tutto, da pubblicità dei formaggini, voglio dire, a Eros Ramazzotti, a Mina, ho prestato la mia voce in tantissime formazioni, ho fatto concerti anche con Patti Pravo. Facevi il ghost vocalist. Ghost vocalist, esatto, ma è stato bellissimo, cioè, lì impari tantissimo perché impari a cantare, devi essere perfetto, preciso, però la cosa bella di tutto questo è che quando uscivo da lì dimenticavo tutto. Senti, ti sei dimenticato anche una cosa, prima certo. Di fare vocalist, svolgevi un'altra attività, anzi ben due attività. Sì, vai. Allora, la prima facevo i cappelli per signora. Ah. E portavo in giro per Milano con un sacco i cappelli per signora, lavoravo in via del Bollo, in centro di Milano, esatto, e c'era una piccola fabbrica di cappelli, portavo i cappelli per signora in giro per Milano, nelle varie boutique, e il secondo lavoro è stato l'antennista. Io salivo sui tetti, quando non si vedevano ancora le televisioni, e mettevo l'antenna e scendevo giù e vedevo la signora felice. Vedo Capodistria! Erano gli anni di Tele Monte Carlo e Tele Capodistria. Esatto. E chi li prendeva? C'era anche la televisione svizzera e italiana. Ed erano tutti felici. Ma poi devi sapere che io passavo le notti scanalando sulla vecchia radio di Radica, sulla vecchia radio, per cercare le stazioni straniere, tipo Radio Luxembourg, certo, che trasmetteva la musica che piaceva. Una volta si poteva andare a filo di sintonia, oggi esatto. Invece premi come un tasto. Lupo Solitario, Lupo Solitario, una delle mie canzoni, per favore, la prossima volta la cantiamo. Lupo Solitario DJ, è un must per chi fa radio, perché grazie, è una canzone grazie. Adatta ad essere ascoltata in viaggio. Senti, abbi pazienza. L'ultimo cartone animato che io ho visto, perché poi, come dire, ho avuto altri interessi, fu Goldrake, Atlas, UFO, Robot. Tu chi eri lì? Che cosa facevi? L'amero tanti alla barda spaziale. Oh. Ragazzi, e queste sono le vere conquiste della vita, avere vicino un artista, un professionista che spesso e volentieri metto in radio, ma anche e soprattutto che ha segnato la mia infanzia. Dopo la fine della storia che hai raccontato in Teorema, incontri Caterina e nasce tua figlia Marta, sì, con la quale hai duettato nel 2008, sembra ieri, ai Raccomandati. Cresciuta bene, è cresciuta. Vieni qua, caro Marco. Allora, adesso per magia il tavolo se ne va. Spunta un microfono, c'è la telecamera e abbi pazienza. Potevamo scegliere tra mille canzoni. Teorema, Marco Ferradini. Molto volentieri per il pubblico e per tutti gli ascoltatori. Che l'ami, scrivi le canzoni d'amore, manda le rose, poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai. E sta sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato amore non dà,
e sta sicuro che ti lascerà. Chi meno ama il più forte si sa. No, caro amico, non sono d'accordo. Parli da uomo ferito. Pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito. Non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei. Lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna è già in cerca di te. Senza l'amore un uomo che cos'è? Su questo sarai d'accordo con me. Senza l'amore un uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è. Marco Ferradini con Teorema. E allora, mi raccomando, non maltrattatevi quando vi conoscete. E però una cosa, tu poi hai capito come... Cioè, il teorema, quello che... Sì, allora, questa è una canzone contro la violenza sulle donne. Ma sì, ma questo lo sappiamo. Esattamente agli uomini come comportarsi. Non te devi scusare di una forma d'arte, si capisce, è arte. Marco Ferradini. L'ultimo mio album si chiama L'uva e il vino, andatevelo ad ascoltare sui vari canali. A presto, quest'estate sarò in concerto anche con mia figlia in tutta Italia. Vai. Veniteci a vedere. Ciao, ciao.